And she's also asking, and also Yashodhanandan was asking one question. He said he will maybe, he has some problem with internet, so he asked us to ask. Why is so important to come to Vrindavan? I think Vrindavan is not necessary to come. Shigurudev, non è necessario venire andare a Vrindavan. If there is no desire to know, if there is no desire to only want to know Krishna, then it's not necessary. Se c'è il desiderio di conoscere soltanto Krishna, allora non è necessario andare a Vrindavana. And only to gather the information also not necessary Vrindavana. Oppure se uno vuole soltanto raccogliere tante informazioni filosofiche anche, non è necessario andare a Vrindavana. If somebody want to know about the God Krishna, non necessario to come Vrindavan. Se qualcuno vuole conoscere Krishna soltanto nel suo aspetto di Dio, allora non è necessario andare a Vrindavan. If somebody want to know Supreme Personality of God, is also non necessario Vrindavan. Se uno vuole conoscere la suprema personalità di Dio, non, allora non è necessario andare a Vrindavan. But who want to know why his Supreme Personality of God is? Però se uno vuole conoscere perché lui è la suprema personalità di Dio. Why he loves so much Vrindavan? Because of his motherly love, he only finds when he comes to Vrindavan. Perché lui ama così tanto Vrindavan? Perché a Vrindavan c'è sua madre, quindi lui vuole ricevere l'amore materno da lei. Ecco perché ama Vrindavan. Friend, real friend, he finds only in Vrindavan. E veri amici anche lui li ha soltanto a Vrindavan. Why? Because his friend is making horse to him, to the God, and they are riding to him. Perché questi amici lo mettono a terra e gli saltano sopra e lo cavalcano, fanno il gioco del cavallo, gli saltano sopra la schiena e lo cavalcano. And the friends, the jute, what do you say? Contaminated. From eating of the friend, he likes to eat that. E a lui gli piace mangiare le cose già mangiate, le rimanenze dei suoi amici. This is his love for his friend. To feel and realize it. Is important. Questo è l'amore che lui ha verso i suoi amici e Vrindavan è importante perché a Vrindavan possiamo sentire e realizzare questo amore. And if you want to know about Chaitanya Mahaprabhu, without Vrindavan you cannot understand him. E se vuoi comprendere Chaitanya Mahaprabhu senza Vrindavana non è possibile. If you want to know about Radhika and the glorification and beauty and love of Radhika, you cannot understand in Italy without Vrindavan. E se vuoi conoscere al riguardo della bellezza, dell'amore di Radharani, chi è Radharani, allora non possiamo comprenderlo in Italia senza Vrindavan. You see, simple thing I say. You see the priest in the church. Vi sto spiegando delle cose semplici. Vedete ad esempio il prete in chiesa.
can do this practice out of Vrindavan. Really practice. Lui può fare la pratica religiosa perché si trova fuori da Vrindavan. If you want to see the love of Jesus and how the love of us, Saint Francis, that to understand, also you have to come to Vrindavan. If you have a desire for that. Se però vuoi comprendere oltre la religiosità, comprendere l'amore di Gesù, di San Francesco, allora per comprendere queste grandi personalità, questi sentimenti, dobbiamo andare a Vrindavan. Mother Mary love, you have to come to understand. Anche per comprendere l'amore materno di Maria, dobbiamo andare a Vrindavana per capirlo. Understand. That we are missing in our material life, to know the divine love with us. How to receive and to do. That e questo che ci manca nella nostra vita, l'amore divino, come riceverlo, come praticare per viverlo. That in Hindi they say raghava. Questo amore divino in Hindi viene definito come raga bhakti. Pure to the divine, with the divine consciousness. Pure. And it's coming from the soul, divinity to divine. La coscienza divina viene dalla nostra anima, è dall'anima che si manifesta. Chiaro? Thank you very much, Gurudev. Thank you. Altra domanda? Baba. Il terreno qui. So you started, Gurudev, you say this divine love in Hindi is raga bhakti. What is this practically? Can you share something? It's not intangible to say that has to take shelter from the rasika to understand what is rasa, what is juicy, what to do in life, what is Jesus is doing. If you want to know, you have to be very close to him to know that, how he is loving to his father. He is not loving to God. He is loving to his father. There is no God concept. It's a relation. It's a feeling. And it's a divine feeling. From the heart. Not from the mind.
Questa Raga Bhakti non è un argomento che si può comprendere in 10 minuti. Dobbiamo associarci con il Rasika Vaishnava, dobbiamo capire cosa è il Rasa, dobbiamo capire cos'è il succo della vita spirituale. Se ad esempio vogliamo comprendere qual è l'amore che ha Gesù, allora dobbiamo essere in associazione con Gesù nei sentimenti, dobbiamo capire come lui ama suo padre e non Dio, e di come è relazionato in modo divino. Is personal, is not impersonal. Ed è una relazione personale, non impersonale. When we say God is impersonal, when you say Father is a person, and you love that thing. If you say Mother is a personal, Mother love is a personal love with the son, with son. Right? That's it. And it's a divine, it's not based on material. You said to clean out. La relazione è personale, perché se io dico che ho una relazione, questa qui è per forza personale, oppure con una madre è per forza personale, ma è divina. You don't understand, first you understand. È per me. That he is there or not outside, still working. No, he they have to clean together. But straight would come to start for us. Ask the Pani, can't give it away. Pani, altre domande? Non siete timidi? Sì, Rade Rade, avevo fatto una domanda, ma ho bisogno gentilmente della traduzione, ma chiedo scusa che magari è una domanda semplice, però è una cosa che sto pensando da tanto tempo, in cui Gurudev dice sempre, anche con la sua dolcezza, dice sempre questo aspetto, magari anche giocoso, non lo dice con giudizio, però che la donna occidentale tende a comandare, a voler avere sempre ragione in una relazione, no? E la mia domanda era, siccome Radha è così devota e così amorevole con Krishna, no? Come una donna così, nella materia noi, ma anche nella spiritualità, possiamo essere ispirati da questo amore per migliorare. Ovviamente parliamo quando magari
questo aspetto della donna in qualche modo può fare diventare più fragile o all'uomo o ferirlo in qualche modo. Non parlo di aspetti in equilibrio, parlo magari, non so se mi hai capito, Sidar, ho fatto un po' di confusione. No, vabbè. Io chiedo. So, Gurudev, Radhakunda is saying that often we see that in the Western world, the lady in a relationship, like a couple, has the tendency to control the husband and to have certain kind of influence, controlling nature. And she wants to ask how in our daily life, a lady, like a married lady, how she can try to love her husband just as Radharani loves to Krishna. How a lady can take inspiration and try to love in a divine way, not in a material way. You see, there is two things. One is material and one is divine. Ci sono due cose, due aspetti. Uno è quello materiale e uno è quello spirituale. And when you make a spiritual to material, that is sahaja. E quando però vuoi praticare lo spirituale soltanto dalla coscienza materiale, allora quello viene definito come saggia. Not practice that. It's material, material. We don't spirituale è una cosa e il materiale è un altro. Non si deve mischiare. We don't combine this. Non dobbiamo combinarli, ovvero non devo fare una pratica che in realtà è materiale, però penso che in realtà sto facendo una cosa spirituale. No, quello che è materiale, spirituale è spirituale. Material is always complicated. Ciò che è materiale è sempre complicato. Spiritual is divine and pure. There is no complication. Mentre quando una cosa è pura e divina, allora non ci sono complicazioni. And I cannot know, I have no practice that I can combine it. Però io non posso avere una visione che mi fa distinguere esattamente ciò che è materiale, ciò che è spirituale, perché non ho fatto una grande pratica per cui l'ho realizzato ancora. I have no experience, honestly, I cannot say about that. Non c'ho esperienza al riguardo. It's spiritual move from the soul consciousness and material move from material body and sense consciousness. Ciò che è spirituale viene dalla coscienza dell'anima, mentre ciò che è materiale viene dal corpo e dai sensi. When there is a desire to enjoy myself, this material. And I want to give the happiness to Krishna, it is spiritual. Quando io voglio godere attraverso i miei sensi, quando voglio dare piacere a me stesso, allora quella è la coscienza materiale. Mentre quando voglio dare piacere a Krishna, e quella è la coscienza spirituale. Krishna Sukh Prithivancha Dare Prema. Krishna Sukh Prithivancha Dare Prema. Krishna, to make happy to the Krishna. And for that, what we do to all individual souls service, that is a prema. Rendere felici Krishna è
significa cercare di rendere felici anche tutti gli esseri viventi. E se io vivo in questa coscienza che voglio costantemente rendere felici tutti quanti, tutte le anime in relazione a Krishna, allora questo è il prema. Or when I want to enjoy myself and to my senses, that is karma. Quando io voglio dei miei sensi, di me stesso, allora quello è karma, lussuria. This cannot be a prema. Non può essere prema. This has to go in karma, and we have to go through that karma. Quando io voglio godere di me stesso, dei sensi, attraverso i sensi, allora producerò del karma e poi dovrò affrontare quel karma che produco. They have to suffer. They have to cross that material circumstance. E quindi dovrò affrontare delle circostanze materiali che possono essere anche negative, che mi fanno soffrire. And what is the right way? Right way, like many people choose grihastha ashram, many choose renounce ashram. That is ashram, varna ashram. Qual è la via giusta quindi? Ci sono molte persone che scelgono di vivere nel grihastha ashram, altri che vogliono vivere nel ashram della rinuncia. Questi sono tutti i vari ashram, rifugi, stati sociali del varnashram, in cui uno può vivere. Quindi qual è la via giusta da percorrere? Varna ashram dharma to maintain, for that we serve to my partner, friends, to my husband, wife, friend, not to fight. You have to be consistent, not to fight, and keep one place to reduce your material desires. L'importanza del grihastha ashram è quello di cercare di servire, di imparare il servizio, la tolleranza che viene attraverso il servizio al proprio partner, cercare di imparare cosa significa l'amore. Non deve essere lì per litigare, per discutere e per coltivare questo tipo di qualità. E è una protezione, che i nostri desideri si concentrano in un unico luogo e siamo protetti invece che spaziare in molti luoghi. We have to reduce my karma. If we have to take part in animals. Now is a human life and we have to go in animal life. Noi dobbiamo alleviare il nostro karma, dobbiamo ridurre il nostro karma negativo, dobbiamo migliorarlo, altrimenti potremmo anche rinascere come un animale nella prossima vita. Però adesso abbiamo ottenuto la forma umana e quindi ne dobbiamo fare un buon uso. But one to like grihastha ashram, example, see the Sridhar grihastha ashram and practice that way. You see, his both of son and daughter become devotee now in the stage. This is the example of grihastha ashram.
in Vrindavan. Ci sono dei, per prendere l'esempio, ci sono dei devoti che fanno il Grihastha Ashram, insomma, prendere l'esempio, ecco, dei devoti che fanno il, come fare il Grihastha Ashram. Sridhar, traduci un po' quello che ha detto. Ha detto questo? No, no. Dillo tu allora, non lo so. Ha detto di prendere come esempio Sridhar. Scusate, ma io sono per la chiarezza. Che bello. Allora, a me Gurudev mi ha sempre detto da prendere riferimento a Ramananda, quindi a fonte c'è Ramananda. Posso aggiungere una cosa, Sridhar, rispetto a quello che ho detto prima? Non sono riuscita a esprimere, diciamo, anche tutta la mia gratitudine nei vostri confronti per avermi accolta, e per me è una grande fortuna, ecco, avervi incontrato. Davvero la considero una cosa bellissima. Una grande cosa. Anche per noi, ovviamente, insomma. Cristina is saying that the thing to meet all of you is the most beautiful things in my life. I'm very grateful to all of you. Thank you so much. Altre domande? Grazie Sridhar, grazie Gurudev. Grazie. You listen. Dandava. Damodar has one question, Gurudev. You see. Damodar has to come in the front. I want to see. You have moved the picture should come. Dice che praticamente. Dite a papà. Io stavo chiedendo che se uno mangia la carne, come si fa? Come fa delle cose sbagliate? Come si fa a purificare? Perché c'è questa allenando per la prima volta qui. So Damodar is saying that since he came to Italy, he sees people that they're eating meat, doing some nonsense. So he's asking how these people can purify themselves, how they can get purified. You have to realize. Nice, you have to develop your real spiritual life to help your brother, sister, uncle, auntie. That is the reason I took birth for that. So you also took birth for that. And you have to increase your spiritual life. You have a chance to live in Vrindavan. And try to develop with association, respectful to mother, father, and all elders. You will automatically learn this in Vrindavan. Only to respectful to the oldest, you will learn. Super fast. What you learn? You know, rare to learn more others, but your friends, you learn more than that.
I see you. Gurudev ti dice che tu stesso puoi aiutare se vedi che c'è qualcuno che fa delle cose sbagliate, sei tu stesso che li puoi aiutare e devi imparare come farlo, devi praticare, devi avere delle realizzazioni che avvengono grazie all'essere rispettoso verso gli anziani e imparare sempre dalle persone più grandi. Hai l'opportunità di vivere a Vrindavan, è una grande opportunità, quindi ne devi fare un uso appropriato, così che puoi imparare tante cose e puoi aiutare poi tutte le persone che ti sono vicino e che tu senti che necessitano di aiuto. You see the Ayushvaya, he always touch the feet of anyone who is sitting. Older people, he touch the feet of everyone. Prashantvaya, son, everybody he touch the feet. Right or not, Sridhar? Right, right. So this is the touch. When we are respectful to the elders, we learn by their blessing many good things. This is the Il primo di dare rispetto alle persone più grandi è quello di toccargli i piedi, ai genitori, come se vedi Ayush Beya, lui ogni volta che è vicino a qualcuno che gli è più grande, gli è un po' più anziano, lui va lì e gli tocca i piedi. Perché grazie a questo gesto uno può ricevere le benedizioni da queste persone più grandi e grazie a queste benedizioni uno può fare progresso. Now, Bhaiya got the invitation to go to Bulgaria. A sending ticket for Prashant Bhaiya and Ras Lila. They are traveling to Bulgaria in July. Adesso Ayush Bhaiya andrà in Bulgaria anche con Prashant e Ras Lila. Prashant Bhaiya, not Prashant. Sorry. Prashantji, Prashantji. Bhaiya, say Bhaiya. Yeah, I say Bhaiya, Prashant Bhaiya. Yes, this has to say. European is tired to say Hindi name is not respectful. All elder have to be respectful with the relationship. This is the teaching of even Jesus. Gurudev dice bisogna sempre mettere l'appellativo, la forma di relazione quando chiamiamo qualcuno. Ad esempio io adesso ho detto Prashant, ho sbagliato perché dovevo dire Prashant Bhaiya. Quindi uno deve sempre mostrare rispetto attraverso la relazione che c'è con quella persona. Thank you, Gurudev. Thank you. This is Vrindavan. How old he is? Nine. You see that in Europe, 9 year old boy, what they are doing? Un'altra domanda?
E Gurudeva però ha detto, Radhe. Guardate Radhe. Cosa fanno i ragazzi in Italia a 9 anni. E questo è l'esempio di Damodar che vive a Vrindavana. Scusa, Satyavrata, prego. Vai. Fatto. Dandavati, Gurudev. Dandavati, you are my friend. Why you not say my friend? Cosa dici? Cioè, perché mi chiami Gurudev, non mi chiami amico mio? lo sai che è il mio migliore amico e non solo. Lo trovo riduttivo, amico mio. Because you're my best friend, not only my friend. Yes. So è tutto per me, perché colui che mi sta tirando fuori da questo mondo materiale, colui che mi sta dando il mangiare bhava. Come you're everything for me. You're taking me out from the material world. You're giving me the Manjari Bhav. What is Manjari Bhav? You know this? È un sentimento così elevato che quando sono vicino a lui riesco a entrare, sì. A entrare a sentire questa. Va bene. It's a very elevated feeling that I can get to know and feel it just when I'm close to you. One thing I want to remind you: in the material world, there is no feelings. Yes. Una cosa voglio dire, che nel mondo materiale non ci sono sentimenti. Sono d'accordo. Del materiale. And the spiritual world starts with the feelings. Mentre il mondo spirituale comincia proprio con i sentimenti. La prima cosa sono i sentimenti. And feeling is maha feeling. Highest feeling is Radha. E il sentimento più alto, più elevato, il maha feeling, quello più grande, si trova in Radha. Radha is maha feeling. One is want to be feeling. And she is a feeling. She is a feeling, and others want to be in feeling. There is difference. We want to be in feeling. We want to develop our highest feeling in my life, and she is the highest feeling. See the original highest feeling, and we want to become like that. Quindi Radha è il sentimento più elevato, il maha sentimento più grande, personificato, la personificazione di questo sentimento. E noi pratichiamo perché vogliamo sviluppare quel tipo di sentimento, vogliamo raggiungere quel tipo di sentimento. Even the Braja Sundari, Braja, gopis, they want to be in, to develop the closeness with Radha, highest feeling, to live in the highest feeling, to give this highest feeling to Krishna.
anche le Braja Sundari, che sono le gopi di Vrindavan, anche loro vogliono vivere in questo grandissimo sentimento, ed ecco perché vogliono essere sempre vicino a Radhika. Vogliono essere sempre vicino a Radhika per poter vivere in questo sentimento e donarlo a Krishna. Gopis, Sakis, they want to give highest feeling to Krishna. They want to realize the highest feeling and they want to give to Krishna. Quindi le gopi vogliono gustare questo sentimento più elevato e lo vogliono donare a Krishna, lo vogliono scambiare con Krishna. The Manjaris, they also develop the highest feeling, but they want to give to Radha. Anche le Manjari vogliono sviluppare e raggiungere questo sentimento più elevato, ma lo vogliono donare a Radha. And even the Krishna, creator, as a Chaitanya, he wants to take that move of Radhika. Persino Krishna, il creatore, anche lui vuole assaporare e gustare questo grande sentimento e lo fa nella sua forma di Chaitanya. Ecco perché prende la forma di Chaitanya. What is Chaitanya? Che cos'è Chaitanya? Become Radhika. Krishna himself become Radhika. E Krishna stesso che diventa Radhika. Means he took the mood of Radhika and the covering of Radhika, so he became Radha. Perché lui prende il mood interno di Radhika e anche il corpo, quindi diventa Radhika. What is that name? Satta? Brata. He took the true, real promise. Satta Brata. Means Satta Brata means Krishna took the Satya promise, truth promise, that he wants to change himself in highest feeling to be a Radha and to follow that mood till he is Chaitanya. That is Chaitanya. Krishna became Radha. Krishna ha fatto una Satya Vrata, una promessa nella verità, un voto nella verità, che è quello di voler diventare Radhika, di prendere i suoi sentimenti, diventare proprio come lei. Ecco perché è venuto come Chaitanya. Krishna che vuole che diventa Radhika è Chaitanya. Then what will happen? He become Radhika, then Radhika has to become Krishna to give that feeling. So he has changed. Radhika plays Krishna is there, and Krishna plays Radhika become. Took the place of Radhika took the place of Krishna. That is Audharya. Both sides mercy is coming. Both sides is Radha and giving mercy to us in our life. Quindi Krishna diventa Radhika per Radhika per poter contraccambiare, diciamo, si inverte il ruolo e anche lei diventa Krishna. Quindi in entrambi i lati c'è Radhika. From che ci dà un ricordo. Three, 4 days we are 85 verses of Vilap Kusumanjali reading and we cannot progress more to complete it. I am there, Gopika is there and Gaura Sundar is there. Three are trying to finish it but it's not possible. We are going in and in to realize it. Beautiful. 85 verses.
sono 3-4 giorni che stiamo leggendo il verso numero 85 del Vilap Kusumanjali, io, Gopika e Gorasundara, e non ce la facciamo mai a finirlo. Vogliamo finirlo, ma non ce la facciamo, perché ogni volta che lo leggiamo andiamo sempre più in profondità. 2, 3, we come and sit together Mari and doing this. Ci riuniamo verso le 2-3 di mattino e facciamo questa pratica. And we drunk like anything and all, see, we come sleepy and we sleep, again we wake up, again try to go on and we again sleepy. So ecstasy in this in the words of Anandas Babaji. I cannot explain through the words. I have no words to explain that. Quindi noi leggiamo, gustiamo, poi ci addormentiamo, poi ci risvegliamo e cominciamo ancora a leggere, a gustare, ad ascoltare, poi ci riaddormentiamo, ci svegliamo ancora, facciamo sempre questo tipo di pratica in estasi. Non posso descrivere la bellezza delle parole, dei commenti di Anandadas Babaji su cui stiamo meditando. Gurudev, may I ask a question in that regard? Yeah. Just try to follow the feeling of what you are feeling in the mornings, trying to churn the depth of this new perspective. This is a real perspective. This is not a new prospect. This is the reality. We are not reached to that point. Reality is this, that we come to the point. Yes. Nothing new. It's a level. I understand. We reach that level, what is the we have to reach. So that makes so mad to us that we cannot resist. We all sleep here. So Gurudev, then Nityananda is Anangamandri, is also Radhika's mercy. All mercy. Okay. The understanding is a mercy. Realization is a mercy. And the result of this realization that we start practicing, he brings the essence how to live in that, that is Mahamantra. In this circumstance, this Gaurasundara, he explaining the Mahamantra so beautifully that I become surprised. How he understands, guy. He was whole life Jesus devotee. He never practiced in a stone and Gaudiyama. How he understands this? And he explained about the Mahamantra, the beautiful meaning. That heart of Radha one. Shrida, you have to translate. Yeah. Again. How he explained Ram, Ram, Hare, Hare so beautifully that I surprised. Dicendo che mentre leggono quello che è l'obiettivo, ciò che devono raggiungere, e questo li rende pazzi.
di gioia spirituale, li fa stare in estasi, e cioè il devoto Gorasundara, che è il marito di Suniti, che sta spiegando molte cose belle riguardo il Mamantra, delle sue realizzazioni riguardo il Mamantra, e lui ha spiegato riguardo di Ram Ram Are Are. Rama, 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 they are together. They not understand who is Radha, who is Krishna. When they are in Ramana, they don't know who is Radha, who is Krishna. So Radha become Krishna, Krishna become Radha. Mahaprabhu, Naham Ramani. Naham Raman means Mahaprabhu closed the mouth of Ramanandara. He said, not go much further. Why? And that is Chaitanya. He comes to give that love. Because he is doing the truth. So he closed the mouth, go not give details of that. So, beautiful, edified, green. Ram significa nel Mamantra Ramandreti Ram, che è l'unione tra Radha e Krishna. Radha e Krishna che diventano come un essere solo, non c'è distinzione tra l'uno e tra l'altro. E c'è un episodio in cui Mahaprabhu attappa la bocca, mette la mano sulla bocca di Ramananda Roy mentre sta facendo questa spiegazione e gli dice non continuare, non continuare. Fermati qua. E tutto ciò è descritto nel verso 85 del Vilap Sumangeli e dobbiamo leggerlo. Ciao. Today is a new water plant by the Sundar and Gopinath organized to install today before it could. And now we have a new water plant in the temple. Fresh and new water filter and all machines are new. Oggi è stato installato nel tempio una nuova macchina per filtrare l'acqua, quindi per rendere l'acqua potabile. È stata installata da Gorasundara e Gopinath. E quindi adesso il tempio c'è una macchina con tutti i macchinari nuovi, filtri e quant'altro per poter produrre acqua potabile. Ora sono too much to install one generator set or backup of the electricity. Vorrà assumere anche questo forte desiderio di installare un generatore per l'elettricità, così che quando la corrente va via c'è un backup che può dare energia elettrica fino a quando non torni la corrente dalla centrale. And when he become mad, he collect and do it. So he is 8 lakhs rupees collecting to fix the generator. So quindi Gorasundara ha collettato, sta collettando per fare l'installazione di tutte queste macchine, miglioramenti per l'acqua, il generatore della corrente. Thank you.
And you have to see and send the picture here. You see the thing? Yes. Yes, he sent me also. Yes. Yes. This Gaura Sundar is standing. You see this? The new generator for Monge Raj Mandir. Jai Radha Mohan. Yeah. Una domanda? There is one question, Gurudev, from Madhumati. If Radhe Radhe, could Gurudev say more about the Maha Mantra, mostly about the subject that Ramavati Ram, which means the union between Radha and Krishna. This means that is Gauranga. Gauranga means Radha, Krishna become Radha and Radha become Krishna. Gauranga significa che Krishna diventa Radha e Radha diventa Krishna. You want to merge to become Radha Krishna. So he took the shelter. He want to be a student of Radhika to be a Radha. And then to give the love of Krishna, Radha has to become Krishna. So both places Radhika. And that is authority. That we cannot without realization, we cannot understand that. We have to realize, we have to practice. 3-4 days we are practicing and realizing this. Di Krishna vuole prendere il mood di Radhika, vuole diventare un suo studente, ecco perché diventa Chaitanya. E Radhika vuole donare questo amore ed ecco perché diventa Krishna, diventa come Krishna. Per poter comprendere tutto ciò uno lo deve realizzare, deve essere realizzato, deve praticare per realizzarlo. Non si comprende semplicemente ascoltando la spiegazione. Noi sono 3-4 giorni che parliamo e meditiamo su questi argomenti per poterli realizzare. Avevo un'altra domanda da fare, se è possibile, Shilara. Allora, il santo nome viene detto che manifesta il nama, manifesta Rupa, Guna e Lila. So the holy name, it says that the holy name can manifest Rupa, Guna e Lila. In quale stadio del processo devozionale si manifestano, oltre al nome, la forma e il Lila? So in which stage of devotional practice the holy name manifests the name, the person of the name, and also his lila, his qualities, his form, in which stage the name has this power? Actually, by the grace of our Rasi Guru, Relaxed Guru, first we receive the Ishtadev. Per prima cosa, grazie alla misericordia del nostro Guru Rasika, riceviamo la nostra Ishtadeva. And this Ishtadev is Gaudiya Vaishnava, Radha.
Ne godia Vaishnava, questa Isadeva e Radharani. And when we meditate in Radhika, like a yogi meditate in the candle, and we meditate in Radhika, we become Radhadas. E quando noi meditiamo su Radhika, così come uno yogi medita su una candela, allora noi quando meditiamo su Radhika diventiamo delle Radhadasi. And when we start looking every place to Radhika, then we require my sarup, spiritual form, my constitutional position to serve her. E quando noi siamo in una coscienza che in ogni luogo vediamo Radhika, allora avrò bisogno della mia forma spirituale, della mia posizione costituzionale, della mia forma originale, per poterla servire con quella forma. And when we know that my Easter position form is in my eyes always, and my form is clear to me, my constitutional position, my salut, then we love my Gurudev. We got the nishtha, firm faith in my spiritual that I got something in my life. My life changed now. E quando la mia istadeva sarà sempre davanti ai miei occhi e la mia forma spirituale sarà ben consolidata, sarà chiara, allora svilupperò la vera nista verso il mio maestro spirituale, verso il mio Gurudeva, perché in quello stadio potrò vedere che la mia vita è cambiata, ho ricevuto una grande cosa nella mia vita. That realization is not philosophy. That has to practice to realize. Questa realizzazione non avviene con la filosofia, imparando la filosofia, ma con la pratica. Grazie alla pratica allora possiamo realizzare. When you realize it, to be a Radhadasi and to practice Radharani, Krishna is coming. So you know Krishna is all philosophy, all his subject, his everything is a crystal clear. Because this is a confirm. You realize automatic all the books and subject. There is nothing to know from the scripture. You can confirm from scripture that what realization is coming is right or wrong. Quando quindi uno in questo stadio in cui vede la sua Istadeva Radharani sempre davanti a sé e la serve con la sua forma spirituale, allora Krishna automaticamente arriva verso di te perché vuole essere vicino a Radharani. Quindi tutte le filosofie a riguardo di Krishna, tutti i ragionamenti logici, qualsiasi tipo di tattva di verità a suo riguardo verrà realizzato. All Vedas, Puranas, from where it's coming out, coming from, is coming from Krishna, right? Tutti i Veda e Purana vengono emanati da Krishna, giusto? And you relate with him to Radhika, and Radhika and Krishna want to be take the shelter of Radhika and keep always mood of that. What is that? What is not understanding, then all will become crystal clear, like anything. Cioè, quindi tu sei vicino a Radhika e la servi costantemente, e Krishna stesso vuole prendere rifugio in Radhika per stare vicino a lei. Allora cosa c'è ancora che dovrai comprendere? Tutto diventerà chiaro, tutto si manifesterà anche per te. Then Sarup is not clear to you? La Svarupa, la forma spirituale, però non è chiara. It still is looking good
altar or his reality. You can feel it. You can see Radharani. She will talk with you. She will feel you. See the form of her. Quando vediamo l'altare, vediamo le murti, le divinità, come pezzi di legno, di ottone o marmo, qualsiasi materiale, oppure vediamo che Radharani ci sta parlando, vediamo la sua vera forma lì in quell'altare. Every place you can see that. In every circumstance you see that. Noi la possiamo in realtà vedere in ogni luogo, perché lei è presente in ogni circostanza. And Lila, you will see. Sorry, Guru? Your pastime, you will see the Lila, all Lila. Lila. Potrai assistere, potrai vedere i Lila, i passatempi. And that she said, Dham. What is Dham? Where he lives? That is the Dham. That is Vrindavan. Cos'è il Dham dove lei vive, che è Vrindavan. Rup Lila Dham. Right? Rup Lila Dham. Claro? Without fixing our path. È chiaro? Senza fissarci, senza centrare, allora non potrà mai essere chiaro. Non potremo mai comprendere. When you philosophy is not this philosophy. This is realization. This is you have to experience yourself with the practice. Questa non è una cosa filosofica, ma è un argomento da realizzare soltanto attraverso la pratica e la realizzazione, allora potremmo comprendere tutto ciò. Thank you very much. Danda pranam. Jai Guruji. I need more questions. No, it's done. Adela. 5:30, right? Up to when? I think up to 6. It's 5:45. Up to 6? That's right. 15. Altre domande? Shridhara, sì. Volevo dirgli prima una domanda. Lui dice: questa misericordia che possiamo avere a Vrindavana, e chi non ha la possibilità di vivere a Vrindavana, è possibile, siccome è detto che stare vicino al guru anche solo un attimo puoi ottenere tutto, se uno non ha la possibilità di vivere a Vrindavana, va bene se viene ogni tanto, quando può. So it is said that to realize all of this is much more easier, or maybe it's even only possible in Vrindavan. Also being in contact with the Gurudev in Vrindavan, it is always said that even a moment can give you all the realizations when you're in Vrindavan close to the Guru. But for those who are not living in Vrindavan and only come sometime, that is also possible. Sorry, I want you to answer this. You can answer this question. Which Kishori, Gurudev? Your Kishori. Oh, yes.
Yeah, this. Gurudev. I don't know. Same in English. In English or Italian? English. English. I feel what you always say, that Vrindavan is Vrindavan is always a state of consciousness, first of all. So, but of course, in the beginning stage and to go more deep, we need, as you always say, as you also said before, we need to come Vrindavan. We need to stay and to practice. And of course, depend on our possibilities. Even if you come, also, I remember one time you said, one day in Vrindavan is like 6 years in the West. So I feel if we come Vrindavan, even 4 days, 5 days, like I see many of our god brother and sister, Japanese, they come only 5 days, 6 days, but they come with a deep intention of learning and to be with Gurudev and to learn and to practice, then these 5 days is more than enough. It's very valuable, of course. This is what I feel. Yes. That you landed with a full heart to learn that. Mm. Yeah. That's the point. This is the quality of the Japanese devotee. And Jayananda Maharaj teaches, yes, that they come and they land with the full heart and faith. This is the quality of Japanese. And when we land, we come for some other guru, then we nothing left. So we have, yeah, to live with the full heart and for the goal of that point. That is the meaning of landing in Vrindavan. Right? Yes, Gurudev. Yes, for me, Japanese devotee are really great example. Sorry, translation. Kishori ha detto che Gurudev dice sempre che ovviamente Vrindavan è uno stato di coscienza, non è soltanto un luogo fisico, però per raggiungere questo tipo di visione e di sentimento, per un po' bisogna mettere le fondamenta, le facciamo grazie all'andare a Vrindavana, a praticare per poter realizzare tutto ciò. Poi se lo riceviamo internamente, allora davvero potremo sentire che Vrindavan è uno stato di coscienza, però è importante comunque sia andare e praticare per poter, soprattutto nello stato iniziale, per poter raggiungere questo tipo di sentimento. E dipende ovviamente comunque sia dalle proprie possibilità, quello che uno può fare, che non può fare. C'è un esempio molto bello che è quello dei devoti giapponesi che vengono anche per 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, ma nonostante stanno pochi giorni, poi tornano nella loro nazione in Giappone e imparano tantissime cose, sono sempre molto assorti a fare pratiche, anche kirtane, nell'incontrarsi, perché poi Gurudev ha iniziato a spiegare che questo avviene perché quando loro vengono a Vrindavan, loro realmente vengono a Vrindavan, atterrano a Vrindavan con tutto il loro cuore, con tutti i loro sentimenti, e quindi si vivono appieno il presente. Quindi anche soltanto quei 4-5 giorni hanno un effetto super benefico a livello spirituale,
Mentre se noi andiamo a Vrindavana, ma non atterriamo a Vrindavana con la nostra mente, col nostro cuore, allora la nostra permanenza non ci può dare quel tipo di risultato come lo dà a coloro che invece se la vivono a pieno. E questo è un grande esempio da prendere dai devoti giapponesi, la misericordia di Jayananda Maharaj, che è lui che gli insegna a tutti loro di viversela in questo modo, quindi è un grande esempio per tutti noi. Also Gurudev, we say it's not important the quantity but the quality. So maybe I'm in Vrindavan all life, but I'm doing nothing. I'm there 1 week, and as you said, I land with full heart and I do service, and then it's I get all realization and everything in 1 minute. As Satyavrata said, only 1 minute is enough to get this mercy. I see my Satyavrata in 85. This word, Satyavrata. Right? This Satyavrata. And now he has created more in 85. He is not understanding. What do you say, sorry? In 85? 85 of Vilapakusumandiri, there is a one word, Krishna took Satyavrata. He took the promise, truth promise, that he will not change. That you have to, he has to see more deep inside. Very, very beautiful. 85 is beautiful, sir, if you understand and realize. Nel verso 85 del Vilapakusumanjali viene descritto come Krishna prende il Satyavrata, questa promessa nella verità, questo voto nella verità. E quindi per poter comprendere, andare più in profondità di tutto quello che stiamo parlando, dobbiamo leggere e meditare su questo verso con questi commenti che descrivono il Satyavrata che prende Krishna. So Krishna becomes Satyavrata, real promise, make it Radha. That is the beauty of Satyavrata. E la bellezza di questo Satyavrata, di questa promessa della verità, è che Krishna, grazie a questo Satyavrata, diventa Radha. Lui prende questa promessa di diventare Radha. Muchas gracias. Thank you for giving your time and your love to me. You are teaching me and I'm learning by your attitude. Gurudev dice grazie a tutti voi per avermi dato il vostro tempo. Voi mi state insegnando tante belle cose, io le sto imparando da tutti voi. Thank you, Gurudev. Ramananda, today not make question. I want to give space to other, no? No. Okay. He don't feel that I'm qualified to answer his question. Ha detto oggi Ramananda, però non ha fatto manco una domanda, non va bene. Ramananda ha detto no, voglio dare spazio agli altri. E Gurudev ha detto no, lui non mi chiede perché non sente che io sono qualificato per rispondere alle sue domande. Gurudev, I my experience is that you don't need to speak for change our heart. I have to change my heart, you are right. I will try, my dear brother. Sridhar, cosa ha detto? Che non ho capito. Ha detto
ha detto che hai ragione, lui deve prima cambiare il suo cuore e poi... No, io non ho detto quello. Lui dice... Sì, sì, però io non so se quello che gli ho detto era corretto in inglese, capito? Sì, no, hai detto bene. Sai com'è? Okay. È il gioco... Gurudev ha detto, Ramananda ha detto che Gurudeva non ha bisogno neanche di in realtà rispondere a domande per poter cambiare il nostro cuore, soltanto la sua presenza lo fa. Yes. E Gurudeva invece ha ribattuto dicendo in realtà io non devo cambiare. È proprio così. Thank you Gurudev.